con il tecnico del Belgio esordio vincente qui ad Ostuni in Puglia all'Eight Nations Group. Insomma, che partita è stata? So your very impressions about this match, what kind of match did it was it, and what was the key strategy to claim the victory? Okay, we played very good. It was a good match from Belgium, and Spain was good too, the third and the fourth set, and we make no mistake the first two sets, the third and fourth set more mistake. It was more difficult, but mentally we won the match, and Spain is a good team. I think they will win and take sets in the tournament. Thank you so much. Ovviamente abbiamo giocato molto bene i primi due set senza errori, il terzo e il quarto invece abbiamo commesso qualche errore e ciò ha permesso anche alla Spagna di risollevarsi, che tuttavia è veramente una grande squadra e penso che continuerà con dei risultati sorprendenti nel torneo, quindi è una squadra da temere. Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato bene e speriamo di continuare così. Che gruppo è il Belgio? Ci sono, abbiamo visto oggi, due o tre individualità importanti. So, what kind of team is Belgium, and what about some players that raise in this among these young players? So, how can you define some players who raised during this match? Well, first of all, it's a very strong group. The 12 players are very good, they train very good. We were ready for this game, but okay, there are some players they have more experience. The opposite, the number 3, played also on the higher youth, and he has more experience, that is clear. But I think that very important with this youth, these young guys, is that we train. Individual, it's not so important. The team is important, training is important, and we will see. Ovviamente è una squadra davvero forte, ci sono elementi con più esperienza come il numero 3, quindi tra gli opposti, che milita anche nella squadra nei campionati maggiori. Ovviamente la chiave di tutto è il gioco di squadra, quindi l'individualità non porta mai avanti, quindi la fusione, amalgamarsi, questa è la chiave di tutto. Grazie.